a due passi dalla Minerva, 3 Store Pavia. Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera. Servizio ReFone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone. E con 3 si è davvero free. Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato. Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca a 3storpavia.it. La notizia di questi giorni: Twitter perde utenti, Instagram ne guadagna, per la precisione cinguettano 289 milioni di persone, mentre su Instagram caricano foto 300 milioni di persone. Attualmente, nonostante una lieve perdita, Facebook rimane il social network più utilizzato. Ma tu, qual è il social network che utilizzi di più? Io Facebook principalmente, anzi solo Facebook. Solo Facebook, come mai? Ma mi trovo meglio proprio a livello di comunicazione, non mi piace Instagram, non mi piacciono né Twitter nemmeno, più che altro Facebook lo uso per lavoro, diciamo. Ovvero? Se puoi raccontarcelo? Ma io in pratica sono una stilista, faccio abiti su misura e uso Facebook per il mio lavoro. Per promuovere magari anche i tuoi lavori? Promuovo i miei abiti, i miei lavori, eventuali mercatini, cose varie. Quanto è importante secondo te Facebook oggi nel mondo del lavoro? Secondo me è il metodo migliore per arrivare a più persone possibili. Perché ora come ora la gente va a cercare su Facebook quelle cose come le mie, ad esempio, ma anche in generale per il lavoro si usa tantissimo. Mi sto rendendo conto che tra un po' lo usano più per il lavoro che per comunicare effettivamente con le altre persone, rispetto a Twitter o a Instagram, che invece è proprio per comunicare con gli altri, mentre Facebook vedo che è molto usato anche da quel punto di vista. Quali sono i limiti di Instagram e Twitter a livello di uso personale? Twitter, secondo me, il fatto che c'è la possibilità di seguire, di essere seguiti, che è un pochino più confusionaria, secondo me, rispetto a Facebook, in cui invece hai i tuoi contatti e le tue conoscenze, diciamo. Mentre Instagram, secondo me, il problema principale è che si basa solo unicamente sulle foto e quindi c'è meno comunicatività. Facebook, perché penso sia, diciamo, alla portata di tutti, cioè tutti i giovani abbiamo comunque Facebook, quindi c'è maggiore possibilità di contattare un po' tutti, lo vedo un po' quello un po' più diffuso e utilizzato da noi giovani, che ti permette in modo rapido di stare a contatto un po' con tutti, anche con persone che magari non vedevi da tempo. Ci sono pure altri, però questo qua lo vedo maggiormente diffuso e utilizzato. Siamo un po' tutti su Facebook, dalle persone giovani alle persone anziane, quindi penso che sia il migliore. A livello di privacy, ti senti tutelato con Facebook? Abbastanza, abbastanza. Cosa non ti piace invece di Instagram e Twitter? Ma diciamo che non è che sono proprio un grande utilizzatore di questi social, ho sentito parlare di questi social, però non sono tanto informato, lo vedo una cosa un po' più di elite, tra virgolette, se mi posso permettere. Facebook invece lo vedo molto più free, molto più alla portata di tutti. Allora, io ho Facebook perché no, mi trovo bene, alla fine, cioè io non sono un utilizzatore che come i ragazzi del giorno, però alla fine Facebook lo uso solo per fare per vedere un po' di informazioni, di notizie, cioè non sono uno che pubblica qualsiasi cosa come fanno i ragazzi di oggi, quindi alla fine Facebook è quello mio preferito. Perché Twitter e Instagram no? No, in realtà Facebook è quello che è nato prima, quindi dato che ho sempre preso Facebook, messo Facebook, cioè Twitter non mi ha mai interessato, anche se comunque so che ci stanno giocatori, persone famose su, però non mai interessata la mia curiosità di questo social.